Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele. Oggi siamo in compagnia del GameSir G4S. Questo gamepad mi è stato inviato dalla GameSir, un'azienda specializzata nella produzione di controller da gioco. Questa è l'ultima versione, l'ultimo controller sviluppato da loro. È veramente interessante, molto versatile, lo vedremo tra poco. Intanto vi dico già che è acquistabile ad un prezzo che oscilla tra i 40 e i 60 euro, dipende dall'offerta, su Amazon. I link li trovate qui sotto in descrizione, insieme allo store della Gamesir, dove potete trovare tutti i prodotti che sviluppa, che commercializza. Allora, questo gamepad è compatibile con dispositivi Android, quindi smartphone e tablet. È utilizzabile anche su PC e smart TV. Allora, questo controller può essere utilizzato in tre maniere: o con il filo, con il cavo incluso nella confezione, un micro USB e quindi connetterlo al computer, lo riconosce immediatamente, possiamo utilizzarlo come fosse il controller dell'Xbox 360, appunto lo ricorda molto da vicino, oppure possiamo utilizzare il Bluetooth, c'è una chiavetta inclusa qui nel controller, collegabile al televisore o alla Smart TV, e ci permetterà di utilizzare il controller senza fili, oppure in alternativa connetterci al Bluetooth del nostro device, smartphone o tablet. Direi quindi di andarlo subito a vedere. Apriamo la scatola, veramente molto ben fatta, molto carina. Abbiamo subito il controller, che mettiamo un attimo, e vabbè, abbiamo dei gommini di plastica a protezione degli analogici, che sono asimmetrici. Paragoniamolo al controller dell'Xbox 360, come vedete è davvero molto molto simile anche come dimensioni. Invece qui abbiamo il controller della PlayStation 4. Io preferisco molto gli stick così, asimmetrici, mi ci trovo veramente molto bene. Mettiamolo un attimo da parte, vediamo cos'altro abbiamo nella confezione, anzi andiamo prima a vedere cosa c'è scritto. Allora, G4S versione avanzata. Le modalità di utilizzo, abbiamo le funzioni, vabbè, le vediamo più tardi insieme. Qui abbiamo altre scritte che ci interessano decisamente poco. Allora, togliamo questa plastica, vediamo cosa c'è qui sotto. Abbiamo il cavo USB, micro USB, che serve sia per collegare il controller, il gamepad al computer e utilizzarlo, ma serve anche per caricarlo. Si collega così, al contrario ovviamente, ma una volta che azzecco il verso giusto, lo colleghiamo al PC e carica l'autonomia, è attorno alle 15 ore. Veramente fantastico. Che altro abbiamo nella confezione? Abbiamo un supporto che vedremo tra poco come funziona. Oddio, stavo per far cadere tutto, scusatemi. Abbiamo anche il manuale in varie lingue, spiega tutto. Inoltre, qui dietro abbiamo un'altra cosa molto interessante, un codice da scannerizzare, questo qui, che ci permetterà di scaricare sul nostro smartphone o tablet Android un'applicazione che è un vero e proprio store dedicato ai videogiochi compatibili con i controller della Gamesir. Comunque ve lo dico già, il 90% dei giochi su Play Store sono compatibili con questi controller. Ok, questo è tutto. Torniamo al controller, vediamolo un po'. Allora, i tasti sono i classici. Abbiamo i quattro tasti qui, i due stick, la croce direzionale, il tasto per accendere, start, select. Qui è gommato. È molto comodo, molto ergonomico. Abbiamo i due dorsali molto grandi, fanno anche un bel click. Abbiamo
i due grilletti, anche questi molto ben fatti, veramente costruito molto bene questo controller. Qui abbiamo l'entrata micro USB per la ricarica che vi ho fatto vedere prima, la batteria è interna, non removibile. Qui abbiamo il tasto d'accensione. Allora, per connetterlo in Bluetooth al nostro device ci basterà accenderlo tenendo premuto il primo tasto. Ecco, il tasto A lampeggia di verde e possiamo connetterci in Bluetooth. Ok, spegniamolo. Ora apriamo qui. Questo è lo stand per collegare il nostro smartphone, mi sa fino a 6 pollici e qualcosa. Qui abbiamo due tasti, ovvero il Turbo, che io usavo tantissimo ai tempi della PlayStation 2. Il Turbo è una funzione che permette al controller di ripetere all'infinito un tasto, ad esempio il tasto per sparare. Premiamo il tasto Turbo e lo ripeterà all'infinito senza che noi dobbiamo premerlo fino a quando non andiamo a disattivare la funzione. Una cosa carina, dipende comunque da come volete utilizzarla. Abbiamo nient'altro, devo dire, veramente ben fatto. Qui abbiamo nascosta una piccola USB che altro non è che il modulo Bluetooth da collegare al televisore o al computer se vogliamo usare il controller senza il cavo in dotazione. Anche questo il computer lo riconosce veramente istantaneamente ed è subito possibile utilizzare il controller. Come vi ho detto, è davvero molto molto versatile. Utilizzando questa modalità, quindi con la chiavetta, dobbiamo accenderlo tenendo premuto il tasto X. Vedete che questa volta è blu invece di verde. Ok, spegniamolo. Ora vi faccio vedere come funziona collegato con uno smartphone. Io uso il Galaxy S6. È molto semplice installarlo. Ci basterà aprire un po' lo stand e andarci a piazzare, ecco, se non faccio danni, il telefono, al quale devo ridurre assolutamente la luminosità, altrimenti non vedrete nulla. Ecco, spero che così vada meglio. Abbiamo due inclinazioni, questa e questa. Ora abbiamo anche l'altro supporto che vi ho fatto vedere prima, che serve per gli smartphone un po' più massicci. Infatti si mette così, ecco fatto, e dà quindi maggiore base, maggiore supporto per collegare uno smartphone. Ecco fatto, a me non era necessario, comunque lasciamolo. Allora, come si connette allo smartphone? Molto semplice, accendiamolo in questa maniera, tenendo premuto il tasto A. Accendiamo lo smartphone, andiamo nei dispositivi Bluetooth. Sì, vabbè, non me ne frega niente. Attiviamolo e ci connettiamo al Gamser. Ecco fatto, il controller vibrerà quando siamo connessi, quando siamo pronti. Questi LED sono gli indicatori di carica, quindi da carico al massimo quando sono accesi tutti, a quasi scarico quando è acceso solo un LED. Ve lo ripeto, dura 15 ore la batteria. Torniamo indietro, vi faccio vedere un paio di giochi che avevo già aperto, speriamo siano rimasti aperti. Abbiamo Modern Combat 5, che non apre, fantastico. Ok, no, ci siamo forse. Ecco fatto, come vedete ragazzi il controller è molto 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 reattivo. Cioè, così è tutta un'altra cosa giocare su mobile, credetemi. Si può regolare la sensibilità. Ad esempio questo gioco, Modern Combat 5, lo supporta nativamente il controller, non c'è bisogno di fare nessuna calibrazione. Sì, vabbè, sto giocando un po' alla Rambo maniera, non ci sto dando troppo peso.
Perfetto, avete capito comunque che funziona davvero benissimo. Vi faccio vedere anche un altro gioco, se è ancora aperto, eccolo qui, Real Racing. Ecco, andiamo a sbattere, dai, dai, dai. Fantastico, possiamo anche cambiare inquadratura. Non sto usando aiuti, eh. Sono scarso per questo. No, sono uscito di pista. Comunque no, è molto immediato come controllo, risponde molto velocemente ai comandi. Ok amici, togliamo il gioco. Tanto, facendo solo figure di merda in questi giochi. Allora, togliamo il supporto, che non ci serve più. Spegniamolo. Vi faccio vedere nel dettaglio il controller in ogni sua parte. Qui abbiamo anche un tasto reset molto utile. E nulla ragazzi, questo è il GameSir G4S. Vi ricordo che è disponibile dal link che trovate qui sotto ad un prezzo che oscilla tra i 40 e i 60 euro. Io ve lo straconsiglio se volete un bel controller per giocare su smartphone, tablet, ma anche da collegare al PC, in quanto è veramente comodissimo sia con cavo con filo sia senza fili in Bluetooth. Veramente ottimo, utilizzabile anche su smart TV, questo lo ricordo. Bene ragazzi, se avete altre domande su questo controller io sono a vostra disposizione qui nei commenti. Vi ricordo di entrare anche nel nostro canale Telegram, trovate il link qui sotto in descrizione. Lasciate tanti bei like, commentate e condividete il video a tutti i vostri amici. Bene amici, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!